Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Come state? Spero stiate tutti tutti davvero bene o che almeno la possiate raccontare. Io ad oggi la posso raccontare, sfatta, sudata, sfranta, ignuda, tutta con i capelli spiaccicati, con la mollettina, disastrata, ma oggi sono di già. Posso fare, non gliela posso fare, le finestre ne posso chiudere se no muoio, e questo motorino passa 500 volte al giorno, va bene, ragazzi, mi vedete? Sono disastrata come nel video precedente che ho postato prima di questo, un video acquisti fatto da Risparmio Casa, ma nel quale vi ho raccontato anche le ultime cose che ci sono accadute, cose belle devo dire. E anche quelle meno belle poi le abbiamo trasformate in cose belle. E se vi va, andatelo a vedere, andate a dare un'occhiata perché i primi 12-13 minuti sono minuti di chiacchiere, ecco, di aggiornamenti, diciamo. E sull'onda, appunto, ho appena terminato di registrare quel video lì. E siccome avevo delle cose acquistate da Action già da un po' di tempo che devo mettere in utilizzo, ho deciso, visto che ho messo la ring light, sto in vena, insomma, non so poi come andrà nei prossimi giorni. Ragazzi, mi si sono accumulati una quantità di prodotti finiti. Di nuovo pazzesca, pazzesca, mi si è accumulata. Ho anche prodotti beauty di cui parlarvi. E ragazzi, ci sono tanti video. Vi vorrei fare dei video sui preferiti, su quello che sto utilizzando nel periodo. Volevo continuare la saga, la serie dei video, che ne so, i top sgrassatori, i top, che ne so, quello che sto utilizzando per il bagno, quello che sto utilizzando in cucina. Fa caldo, Anto. Fa caldo, fa caldo. Oggi veramente mi ci sono messa d'impegno perché c'era la quadra giusta, diciamo, e mi ci sono messa d'impegno. Fa veramente tanto, 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 tanto caldo. So che è una cosa generale di tutta l'Italia, più o meno. Il nord è un po' flagellato, fa alti e bassi, ma insomma fa caldo. Ecco, e il caldo, lo sapete, non è mio amico. Io vivrei negli acci perenni, per cui veramente mi butta giù tantissimo. Una cosa che non ho detto nell'altro video, ma che dirò in questo video, e mi sono dimenticata tra le cose belle del periodo, è che ho fatto i miei controlli oncologici e ulteriori, avevo da fare mammografia ed ecografia e sono andati benissimo. Ecco, quindi a questo giro veramente la posso raccontare. Quindi anche questa cosa mi dà forza, nonostante il caldo me ne levi tantissima. Allora, andiamo velocemente a vedere questi prodottini. Io ho gli scontrini, ragazzi, e vediamo, siccome sono due tornate di spesa, vediamo se riesco a non far diventare questo video troppo lungo perché diventa poi noioso. Allora, prenderò random dalle buste. Mo va a capire qual è. Allora, intanto in una delle buste, non lo so, vediamo un attimo. Allora, fazzoletti, fazzolettini Kleenex, nulla di che, Kleenex Everyday, ci sono 8 pacchetti. Roberta, ecco un promemoria per Alexa, te. stop! Mi ero fatta mettere il promemoria da Alexa che devo andare ad innaffiare le piante del Mariozzo. Roberta, ecco un promemoria per Alexa, te. stop! E poi gli avevo detto, Alexa, mandami un promemoria. Un promemoria per Ecco cosa? appunto, per partire per il Kenya. Domani Quando devo ricordartelo? mattina alle 7. Ok, te lo ricorderò domani alle 7 del mattino. Ah, così domani mattina mentre Maritozzo dorme mi si attiva la promemoria. Partire per il Kenya, partire per il Kenya. Ragazzi, quanto mi diverto! Quanto mi diverto a fare avvio al Maritozzo! Allora, vabbè, fazzolettini di carta. Ragazzi, ve li devo dire i prezzi di queste cose? Sì, va dai, ve li dico, va. Fazzoletti Kleenex, 99 centesimi. Poi cercherò di andare un po' velocina. Una serie di maschere che non lo so, adesso vediamo quali escono fuori qua. Ragazzi, le maschere di Action sono quasi tutte coreane e vegane. Quindi sono entrata dentro, sto a fare un macello, scusate. Vediamo se pure di qua c'erano delle maschere. No,
Qui non ci sono maschere. Allora, vediamo che maschere sono. Ne ho prese diverse, che dovrei anche fare io, non è vero? Io le prendo e poi le do alla figliozza. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, vediamo se riesco a farne qualcuna anch'io, ma sono diventata un disastro. Va bene. Allora, The Mask Doctor. The Mask Doctor. Questa è al collagene. Vedete, è coreana. Sono le maschere quelle in tessuto. Firming, plumping. Cicche, 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 qua in italiano ma manco. Comunque, una maschera al collagene. Viviana, che vuol dire in inglese plumping? Plumping, rimpolpante? Ah, giusto. Eh sì, dà elasticità perché al collagene. Meno male che mia figlia è bravissima in inglese. Allora, vediamo un po'. Maschera viso, The Mask, vari tipi. 70, allora questa The Mask, questa del dottor The Mask vengono tutte 79 centesimi. Non vi so dire se fossero in offerta o no, ma non credo. Allora, 79 centesimi questa al collagene, Bakuchiol. Questa è rivitalizzante e smoothing, che vuol dire, amore? Ringiovanisce qualcosa, qui dice che ringiovanisce, non lo sa dire in italiano. Vabbè, questa qua, boh, dice che fai, prendi le cose che non sai che so, ma sì, che ce fa. Allora, Skin On More Than Mirror, fa addirittura più dei miracoli. Ah, per le texture again, c'è grapefruit, uva, honey, succo di miele, honey suckle, estratto di uva. Qui dice che va a rimpolpare, sì, a rimpolpare, a rivitalizzare, a riempire i buchini, cioè le righe delle rughe, insomma, beh. Mamma mia, che spiegazione tecnica! Le righe delle rughe. Ok, 79 centesimi, senti quell'altra. E poi ho preso questa ai peptidi, questa ringiovanisce, quindi queste le ho prese per me. In realtà poi ne ho prese due per la Vivianozza, sempre 79 centesimi anche queste. E poi ci sono queste, Jelly Face Sheet Mask Moisturizing, questa. E poi c'è questa, Refreshing. Eccole qui, sono sempre coreane anche queste. Queste Dottor Jelly vengono 89, no, senza Dottor Jelly, solo Jelly, 89 centesimi. Queste le ho prese per la Vivianozza. Le maschere di Action sono fotoniche, a detta della Vivianozza, che se ne va più lei che io, ovviamente. Poi c'erano in offerta, questo è un prodotto che mi ricordo in offerta, questo reggiseno, questo bra, vedete? Invisible under clothing, comfortable to wear seamless, insomma, questo qui, perché la Vivianozza spesso non indossa il reggiseno. Ho preso una LXL in realtà perché almeno non stringe, però se deve mettere una magliettina magari un po' più trasparentina e non ha voglia di mettere il reggiseno, può mettere questa, che è molto comoda, devo dire la verità. O magari anche per stare in casa, visto che adesso fa molto caldo. E questa, vediamo quanto veniva. Allora, €2,88. Dovrebbe essere 2,88 €, era questa, vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere questo, €2,88, mi sembra un buon prezzo. E che ci dice qua? Niente, ha passato, vedete, gli standard al 100%, queste credo siano tipo certificazioni, insomma. E vi dirò, vi saprò dire, insomma, vediamo un po'. Poi, che ci abbiamo? Il profumo per il maritozzo. La scatoletta è vuota perché nel frattempo al maritozzo era finito il profumo. E allora, siccome non lo portava più il profumo, allora gli ho detto: ma perché non ti devi più mettere il profumo? Perché mi si arrossa la pelle, dico: senti, facciamo una cosa, prima di buttare soldi per un profumo costoso, vado da Action e ti prendo questi profumini. Ragazzi, 1 euro mi sembra e 99, se non sbaglio.
Allora, 1,99 euro, ragazzi, è un eau de toilette varanti ombre, qui dice, e sono 100 ml. E ragazzi, allora, è buono. Mi sembra di aver capito che da Action ci siano i dupes dei profumi famosi. Ora, io non so di quale questo sia il dupe, non ha sicuramente una tenuta eccelsa, nel senso che dopo un'oretta e mezzo, insomma, che l'avete messo, si sente proprio poco poco poco, svanisce. Però, ragazzi, per darsi una rinfrescata veloce al mattino prima di uscire di casa, 1,99 euro, cioè 2 euro, sono comunque 100 ml di profumo. Devo dire che lui si sta trovando bene. Sì, non ci dice proprio niente, o dei toilette. E, ragazzi, questo in particolare è molto buono. Gold Spender, non mi dite di che cosa sappia perché non ve lo saprei paragonare a nessun altro profumo. Al Maridozzo sta piacendo per 2 euro, insomma, si può fare, ragazzi, si può fare. Poi ho preso questo detersivo piatti, questo mi sembra che fosse in offerta, super fin piatti 0,75, sì, questo era in offerta. E ragazzi, questo brand qui, Superfin, che è un brand di detersivi che hanno da Action, uno dei diversi brand che hanno, fa dei detersivi piatti che sono la fine del mondo. Sono super sgrassanti, sono pazzeschi questi prodotti. E devo dire che in questa variante qui, alla rosa, credo che sia, perché poi ragazzi, qui non è scritto in italiano, quindi non saprei proprio cosa dirvi. Microplastic free, vegano, concentrato, 100% la bottiglia con plastica riciclata e qui dice soft touch. Lo apro, lo voglio sentire da. Sta proprio di rosa. C'è un detersivo piatti che sta di fiori. Ecco, non so quanti di voi potrebbe piacere questa cosa. Non lo so se mi nauseerà, ma questo non l'avevo mai provato in questa variante. Era in offerta e l'ho preso. Ve l'ho detto, 75 centesimi, mezzo litro. Vi saprò dire, era in offerta, appunto, ho detto lo prendo. Lo sapete che io lavo solo a mano, per cui mi fa sempre comodo quando ci sono offerte prendere i detersivi. E sempre in offerta ho ripreso questo nella versione con questo dosatore diverso, perché secondo me questa è un'edizione limitata. Anche se non c'è scritto, ho preso questo alla mela Apple Concentrated. Che ci dice qua? Non ci dice niente. No, c'è questo disegno degli alberi www. Clean right. Non lo so, non saprei cosa dirvi. Non è scritto in italiano, per cui non. Comunque è alla mela. Adesso mi snaso pure questo. Sono sempre 500 ml. Il prezzo era sempre 75 centesimi. Esatto, era in offerta anche questo. Mela verde. Avete presente lo shampoo alla mela verde? Ecco, detersivo alla mela verde che sta di shampoo. Fantastico. Mi piace, visto che devo lavare a mano, almeno mi diletto, mi snaso profumazioni un pochino più buone. Poi, cheratina liquida bifasse, bifasse, non lo so. Cheratina liquida per capelli secchi, qui dice, rivitalizza e illumina, senza risciacquo, capelli rivitalizzati, brillanti e setosi. Ecco, era scritto en français. Spruzzare e lasciare qualche minuto all'aria i capelli fino a che non si asciuga. Allora, c'è l'alcol al secondo posto, però non vedo. Allora, mi serviva un prodotto da mettere dopo aver fatto lo shampoo che desse un pochino di corpo, come dire, al capello, che li nutrisse un pochino. E mi sembra che fosse in offerta anche questo. Aspettate, bifas o bifas. Allora, sì, spray alla cheratina 1,75 euro.
Vediamo se c'è in italiano. Creatina liquida, evitare il contatto con gli occhi. Vabbè, questo lo sappiamo. Creatina liquida si spruzza a fine shampoo, diciamo. E ragazzi, non lo so, vediamo un po' come mi ci troverò. Non mi sembra che abbia odore. No, non ha nessun tipo di profumazione particolare, sembrerebbe praticamente inodore. Sono 250 ml, mi sfiziava questo prodotto e l'ho voluto prendere. Questo l'ho pagato 1,75 euro, non mi ricordo se ve lo avessi già detto. E poi sapete, per chi non lo sapesse, da Action c'è tutto un settore di frutta secca, scusate il rumore molesto, di frutta secca, e c'era l'offerta su questo formato XL di mandorle naturali, eccolo qui. Qui abbiamo ben 300 grammi di prodotto e vediamo quanto sono venute queste. Mandorle naturali 2,95 euro, insomma mi sembra un buon prezzo per 300 grammi di prodotto. E mi sembra che in questa prima busta c'era poi il liquido, quello per lavare i vetri, sapete, quello per pulire i vetri da mettere nella macchina per i tergicristalli, 2,49 euro, un flacone da 5 litri, che però ho lasciato direttamente in garage perché almeno a portata di mano e non l'ho portato per niente a casa. Vediamo cosa è rimasto in quest'altra bustina. Allora, ho preso questo, era in offerta, questo spray, dovrebbe essere uno spray o una crema? No, uno spray dopo la puntura di uno spray che va come si dice, a lenire, ecco, il fastidio, l'italiano, a lenire il fastidio delle punture. Qui dice, vedete, c'è il disegno della vespa o di un'ape, della zanzara o delle meduse. Eccolo qui, anche questo era in offerta, non so se ci sia scritto anche in italiano. Non lo vedo. Sì, trattamento post puntura. Comunque sono 100 ml di prodotto. Chissà. Dovrei spruzzarlo, ma non ho nessuna puntura al momento. E dunque, era in offerta anche questo me lo ricordo benissimo. Spray dopo puntura insetti, 99 centesimi. Mi sembra un buon prezzo. Poi mi sono lasciata tentare da queste spugnette per lavare i piatti o per pulire il bagno, che sono le spugnette, quelle con le faccette che sono diventati virali, sono diventate virali sui vari social, quindi TikTok piuttosto che Instagram. Non che me ne freghi nulla delle faccette, però mi sembrava carino la forma, ecco, diciamo così, non perché volessi seguire la moda. E abrasive sponges ce ne sono quattro. Adesso le apro, ve le faccio vedere. Allora, spugna 99 centesimi. La ventosa, che bella. Ah, c'hanno pure la ventosa queste. Cioè, manco l'avevo vista, guardate. Allora, 99 centesimi. Vabbè, ce la faccio, eh. Ho le braccia talmente stanche che non riesco neanche ad aprire questo bordello. Cioè, io ci posso credere, non ce la faccio. Dai, Robby, che ce la vuoi fare? Mamma mia, che so, d'acciaio queste cose. Cioè, io non ci credo, non riesco ad aprire. Mamma mia. Aspettate un attimo. No, non si può fare. Santa pace del Signore, dovevo fare tipo Hulk. Allora, sono quattro spugnette, eccole qua, a fiorellino. Ah no, con le faccette, queste sono a fiorellino. Ah, guarda che carini colori. Hanno una parte abrasiva, che non mi sembra super abrasiva, e una parte morbidina. Io non so quanto dureranno, ragazzi, chi se ne importa. Ma guardate, c'hanno pure la ventosina per tenerle attaccate. Vedete, sono fatte così.
carine, troppo carine. E ci sono nella variante anche verde e rosa. Vedremo, insomma, vedremo, vedremo l'utilizzo che ne farò. Poi vi farò sapere come sempre. Poi interessantissimi sacchetti per il congelatore, quelli medi, eccoli qui. Sì, sono 150, borsa, sacchetto per panino, ecco, qui si chiama sacchetto per panino. Allora, sacchetti alimenti 75 centesimi. Poi, che cosa ho preso? Ho preso questo Bubble Face Cleanser della linea Beauty Depth, The Beauty Depth, Cucumber Water, cetriolo dovrebbe essere. Il cucumber è il cetriolo, vero Vivia? Il cucumber, cucumber, è cetriolo, vero? Ok, l'ho preso per la Vivianozza, perché lei, avendo una pelle con tendenza acneica, ho voluto provare questo detergente viso, perché il suo sta finendo, quello che le prendo della Garnier, e ho detto, perché no, proviamo. Se vedrò poi che le procurerà fastidio, tornerò direttamente a quello della Garnier. Ma non ho avuto proprio tempo, ragazzi, sono oberata di lavoro, di cose da fare, non ho avuto tempo di andare da acqua e sapone. E quindi c'era questo in, non so se fosse in offerta, questo mi sembra che non fosse in offerta, comunque 1,49 € per 200 ml di prodotto. Vedremo se varrà, insomma, se sarà un prodotto valido. Ho voluto prendere come ultimissimi prodotti dei lip balm, anche questi erano in offerta, strawberry e aloe vera. Allora, Som, non so come si dica, eccoli qua, sono 2 per 4,3 grammi, quindi non so se siano 2 grammi per 4,3 a confezione, quindi a stick. Allora, questi, ah no, mi sa che c'è pure un altro prodotto, questi balsamo labbra 0,79, 79 centesimi, voi capite bene che è doppia la confezione, spero siano validi, è un prodotto vegano, vedete, è un prodotto vegano e non riesco a leggere, ragazzi, è scritto troppo piccolo, è un prodotto vegano, quindi vedremo un attimo, erano nel reparto, diciamo, delle offerte. E poi, eccolo, era rimasto questo, sì, mi era rimasto solo questo, ho preso questo Super Booster Age Defense a retinolo e vitamina E di Elisa Jones. Elisa Jones è un brand che loro hanno di creme per il viso, perché sto guardando qua, di creme per il viso, oddio, scusate, spero che io non abbia guardato qui sempre, abbiate pazienza. È una cosa che mi infastidisce tantissimo quando vedo i video. Io non riesco proprio a guardare i video dove ci sono le YouTubers o gli YouTubers che si guardano. Vedete, io adesso mi guardo nello schermo del cellulare, ma ovviamente voi vedete che io guardo da un'altra parte perché bisogna guardare nel buchino della fotocamera. Ecco, bisogna solo farci l'abitudine. Comunque, vi dicevo, questa Elisa Jones, o Eliza Jones che dir si voglia, è questa tizia che fa questo brand per Action, non so se sia rivenduto solo da Action questo brand, creme per il viso, sieri, crema giorno, crema notte, contorno occhi non ne ho visto, non so se perché non ce l'abbia l'Action presso il quale mi rifornisco, a prezzi veramente veramente bassi. E siccome sto terminando, sto proprio addirittura d'arrivo, ne avrò credo per un paio di giorni ancora, il mio siero viso, ed estate non riesco a mettere altro sul viso, pochissimo contorno occhi e siero viso, la mia pelle rigetta qualsiasi cosa, l'ho voluto provare. Ragazzi, 2,89 euro, ne vogliamo parlare? 2,89 euro, qui abbiamo 30 ml di prodotto, siero viso appunto con retinolo, cenelo 0,5% e l'1% di vitamina E. Ragazzi, qui lo chiama appunto age, a difesa della pelle, insomma dell'età. Eccolo qui, lo inizierò a provare e vi saprò dire. La confezione è in vetro. Questa è una cosa che apprezzo moltissimo. Ha un PAO a 6 mesi e che dire, speriamo che non mi dia problemi per la mia pelle. L'ho voluto provare, vi saprò dire, ci sono un sacco di cose interessanti da Action.
Ragazzi belli, io sono arrivata, sono finita, sono distrutta perché questo ricordo per chi non avesse visto il video precedente a questo sugli acquisti fatti da Risparmio Casa, che questo è il mio secondo video girato uno come si dice, in sequenza e uno dietro l'altro, insomma. Ecco, vi parlo proprio alla buonaccia, come si dice. E che dire ragazzi, io ce la sto mettendo tutta, ogni tanto mi vedete riapparire, mi dispiace di essere un pochino latitante durante il periodo estivo, di gestire questo canale un pochino a singhiozzo e mi dispiace per le persone che se ne vanno perché magari preferiscono insomma seguire persone che pubblicano settimanalmente, bisettimanalmente, trisettimanalmente. Non lo so, ragazzi, io non so come facciano le mie colleghe, chiamiamole colleghe YouTubers, a pubblicare così spesso anche durante il periodo estivo. Avranno il condizionatore in casa, presumo, perché le temperature sono veramente proibitive, quindi è veramente tosta, tosta, tosta. Per me lo è, o forse non soffriranno il caldo, che vi devo dire. Detto questo, ragazzi, io come sempre ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questo video. Vi mando il mio bacio super stramega galattico. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete. E mi raccomando, vogliatevi bene. Ragazzi, io ve lo dico sempre, vogliatevi bene. Imparate a volervi bene. Iniziate da piccole cose, una pacca sulla spalla. Un sorriso al mattino quando vi svegliate, anche se vorreste sputarvi in faccia perché non vi piace l'immagine che vi rimanda allo specchio, pensate a quello che fate durante il corso delle vostre giornate, ai sacrifici che fate, alla forza che avete, a quanta voglia avete di non mollare mai. Ecco, datevela una pacca sulla spalla, è importante. Vogliatevi bene, veramente ve lo dico col cuore, con il mio corazon. Ragazzi, vi abbraccio, spero di non scomparire per altri 20 giorni, lo spero vivamente. E che dire, se vi fa piacere entrare nel Colors Group, ecco questa cosa non l'ho detta, di Telegram, vi lascio il link qui sotto nell'info box, se mi ricorderò lo lascerò anche tra i commenti. Scaricatevi l'applicazione di Telegram se non l'avete, è totalmente gratuita. E cliccate sul link ed entrerete nel magico mondo del Colors Group di Telegram. Un bacio grande. Vi lovo.